Ci sono 15.000 bambini in Italia che hanno bisogno di un occhio in più. Hanno bisogno di un occhio in più perché sono fuori dalla famiglia, non sono stati, gli orfanotrofi non sono spariti. Questi bambini sono in case famiglia, sono in strutture d'accoglienza e hanno bisogno di tutti quanti noi, perché la famiglia in questo periodo qui non può aiutarli. Un saluto a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, io sono Andrea Cippone, sono il consigliere direttivo di una ONLUS, un'associazione che si è costituita tra amici, tra gente che si può dar da fare per i minori in difficoltà. Cerchiamo di essere vicino ai ragazzi che hanno difficoltà, in questo periodo stiamo facendo una serie di iniziative per i bimbi che vivono all'interno delle case famiglia. Abbiamo raccolto circa 250 testimonianze di bambini, ragazzi, operatori che vivono all'interno di queste strutture. Abbiamo girato diverse regioni italiane e abbiamo realizzato una pubblicazione per cercare di trasmettere, far vivere le emozioni che abbiamo raccolto. È una pubblicazione che potete chiederci, è assolutamente in forma gratuita, la facciamo per finalità divulgative, per far vivere, far conoscere, far convivere anche con questi tanti amici che per sfortuna vivono all'interno di strutture d'accoglienza, perché sono circa 15.000 in Italia che vivono all'interno di strutture d'accoglienza per minori. Sono ragazzi sfortunati, molti non hanno la possibilità di essere adottati e molti cercano di superare lì dei periodi di difficoltà transitori. Le strutture d'accoglienza sono dei posti fantastici, ma anche dei posti con grandissime difficoltà. Il primo problema che abbiamo riscontrato è il pagamento delle rette. Le strutture d'accoglienza vivono di rette. Queste rette vengono pagate con dei ritardi ragguardevoli, a volte si arriva addirittura a un anno e mezzo di ritardo. Considerate che questi ragazzi vivono, mangiano, si devono vestire, devono fare dei percorsi educativi, riabilitativi tutti i giorni, quindi è impensabile che possano aspettare un anno e mezzo. Abbiamo raccolto dei casi di ragazzi che hanno delle difficoltà psicologiche rilevanti, ma siccome la struttura non ha magari in quella fase le risorse economiche per pagare dei professionisti adeguati, il bambino va a finire su percorsi terapeutici dal quale poi non esce più. Uno dei costi maggiori che le strutture d'accoglienza sostengono è la gestione degli immobili. È un vero peccato che non si vengano a creare delle economie su questi beni, per esempio dando una priorità nell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Peraltro, queste case famiglie hanno difficoltà a volte a fare dei contratti in condomini binari, che le case famiglie sono abitate da tanti ragazzini, per cui sono in qualche modo chiassosi, per cui rischiano di essere emarginate anche sotto questo punto di vista. E questo allontana peraltro la casa famiglia dai centri abitati, perché chiaramente il gestore della casa famiglia tende a spostarsi laddove magari c'è maggiore disponibilità, quindi c'è più spazio, tende a portare nelle periferie, nelle estreme periferie, queste strutture d'accoglienza o in posti isolati. Il risultato in qualche modo di quella che è un'attività di recupero è magari l'inserimento nella vita lavorativa. Purtroppo questi ragazzi rischiano di essere esclusi due volte, rischiano di avere delle difficoltà nell'inserimento lavorativo. Noi abbiamo stimato in 250.000 euro l'intervento complessivo che lo Stato deve sostenere per ogni singolo ragazzo all'interno delle strutture d'accoglienza. È un peccato che questo investimento non trovi poi un riscontro dopo i 18 anni. Questi ragazzi dopo 18 anni devono crescere da soli, devono diventare grandi, devono trovarsi una soluzione abitativa e devono trovarsi un lavoro. È un vero peccato che non ci sia un percorso di tutoraggio, di accompagnamento. Amici che abbiamo visto strutture d'accoglienza hanno realizzato delle cose bellissime. Un esempio è il Domus de Luna a Cagliari, ha aperto addirittura un ristorante che ha ricevuto una serie di riconoscimenti. È uno dei ristoranti a Cagliari che ha il maggior rapporto, si chiama i buoni e cattivi. E chi ci lavora sono tutti ragazzi provenienti da case famiglia. Come sono riusciti? Semplicemente allungando il percorso d'accoglienza con un percorso di tutoraggio. Oggi quel locale è sempre pieno, si mangia benissimo, la gente si diverte e loro hanno un lavoro fantastico. Servirebbe un piccolo intervento legislativo che sostenga questi ragazzi dopo 18 anni, dandogli la possibilità di terminare le terapie, il corso di studi e soprattutto soluzione abitativa. Tutti credono che gli orfanotrofi siano chiusi e quindi non esistano più casi di abbandono minorile. Ce ne sono 15.000 in Italia, è un numero elevatissimo, sono nostri ragazzi, sono futuri cittadini, sono persone che devono superare delle difficoltà che hanno subito.
non hanno fatto nulla, sono vittime. Le risorse, se ce ne sono poche, noi stiamo registrando dei casi in cui ci sono delle strutture d'accoglienza che non accettano minori perché non hanno le risorse economiche. Noi cerchiamo di sostenere questi ragazzi facendo iniziative o dirette oppure indirettamente, appunto cercando di coinvolgere anche l'opinione pubblica. Una delle ultime iniziative che stiamo cercando di portare avanti è uno spazio dedicato al mercatino dei piccoli, è un'area, un negozio fisico dove si acquista senza pagar nulla, beni che possono servire per l'infanzia in difficoltà, permettere anche a questi bambini di andare in un negozio e fare shopping come avrebbero voluto far loro, quindi senza pagar nulla. Stiamo adesso cercando di realizzare la prima struttura all'interno del Comune di Roma, siamo in attesa, il progetto è piaciuto, l'idea è piaciuta, stiamo aspettando una risposta, speriamo bene. Per conoscere una delle storie di questi 15.000 ragazzi, Salvatore ci ha particolarmente colpito. Ogni anno 2.000 ragazzi diventano adulti e escono dalle strutture d'accoglienza. Salvatore è uno di questi ragazzi, la sua storia ce la racconta con le sue parole. Mi chiamo Salvatore e vi racconto in breve la mia storia. Non è bella, ma sono contento di poterla raccontare ora che ho 19 anni. Sono maggiorenne e ho una vita davanti a me. Quando ero un bambino ne combinavo tante. Ero irrequieto e neanche la scuola mi accettava. Io avevo un dolore dentro, l'abuso di mia madre, che nessuno sentiva o voleva capire. Arrivò un giorno in cui finalmente qualcuno volle comprendere la mia irrequietezza e fui portato per la prima volta in una casa famiglia. Ma io ero arrabbiato, incavolato, io l'affetto lo volevo da mamma e da papà e non da chi fa un mestiere per provare ad amare. Per i miei non esistevo, mio padre è tossicodipendente e per mia madre non esistevo. L'unico mio contatto era con i miei amici. E un'educatrice della casa famiglia, ma nonostante tutto la mia rabbia era così forte che presto mi cacciarono dalla prima casa famiglia, dalla seconda, la sesta, la settima. Sono sempre stato messo alla porta, cacciato via anche in piena notte. Tutte le case famiglia mi hanno dato via perché non ero un bambino da poter tenere, uno standard, carino e sempre pronto a dire di sì. Ho passato tante notti a pensare a una vita da barbone e in solitudine, ma fui portato dai servizi sociali in un'altra struttura fuori Roma. Non volevo, strillavo, avevo paura, ma ero scortato dai vigili, non potevo andarmene, mi stavano portando lontano, in piena campagna, avevo anche perso l'orientamento, ero perso. Quel giorno me lo ricordo bene, appena arrivati in sala d'attesa vidi un video che parlava dell'ippoterapia. Poi colloquio con il responsabile, le parole erano forti, arrivavano al cuore. Noi non ti cacciamo, ti teniamo nonostante tu possa rompere o scappare. Il nostro motto è amare ed abbracciare chi ha bisogno. Non sono più andato via. Mi hanno aiutato a crescere, a sistemare ciò che avevo perso e ciò che mi confondeva. Ora riesco ad affrontare gli altri parlando e non più solo strillando. E adesso vorrei trovare un lavoro stabile, una casa e anche avere una famiglia con tanti figli per dare a loro ciò che io non ho mai avuto. Terra di Piccoli non ha dipendenti, vive della volontarietà di chi ci partecipa. Se volete aiutarci e sostenerci, sul sito terradipiccoli.org trovate tutte le informazioni, sia per il 5 per 1000, sia per sostenerci, sia per fare delle proposte e darci una mano nel portarle avanti. Passate parola su quello che avete sentito perché riguarda noi oggi e i nostri ragazzi domani.